Nell'Alghero TG Express di oggi, CT1 Alghero Roma, scade oggi il termine per le domande. Tecnocasa Sassari, dati inediti sul mercato immobiliare creditizio. Areus, presentato a Nuoro il direttore generale Lenzotti. Acqua, disagio in Borgata. Basket, Gabetti sconfitta Ozieri. A tra poco. Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Scade oggi pomeriggio il termine per la presentazione delle offerte da parte delle compagnie aeree interessate alla tratta Alghero-Roma in continuità territoriale. Negli uffici dell'assessorato regionale dei trasporti a Cagliari verranno aperte le buste dei vettori che avranno voluto rispondere all'invito della regione. Si parla di Blue Air, EasyJet e Ryanair. La rigenerazione dei mercati, dall'immobiliare al creditizio, nuovi trend e aspetti sociodemografici. È il titolo della conferenza stampa organizzata a Sassari dal gruppo Tecnocasa e tenutasi oggi nella Sala Roma dell'Hotel Leonardo da Vinci. Presentati dati inediti sul mercato immobiliare e creditizio, quest'anno comprare una casa a Sassari con un mutuo costa quasi il 40% in meno rispetto a 5 anni fa. Nel corso della serata vi proporremo alcuni interventi fatti durante la conferenza. È una giornata importante per la sanità sarda, per Nuoro e per il territorio. Con Giorgio Lenzotti completiamo la squadra dei direttori generali delle aziende del sistema regionale e dell'organizzazione sanitaria sarda. Lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale della sanità Luigi Arru, presentato ufficialmente a Nuoro il primo direttore generale dell'azienda per l'emergenza urgenza, Giorgio Lenzotti. Rivendicandone la scelta, Arru ha precisato che è stata fatta tenendo conto della complessità della sfida. Disagio in Borgata, raccogliamo la denuncia di una nostra telespettatrice che ci spiega come la settimana scorsa a Guardia Grande l'acqua pare sia mancata per ben 4 giorni. Tornata sabato notte, mancherebbe già nuovamente dalle prime ore di questa mattina. I cittadini chiedono al comune che monitori l'operato di Abanoa e che chieda più interventi in Borgata da parte del gestore unico idrico. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza d'Italia a Sassari. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. E la Gabetti Alghero inciampa ad Ozieri e colleziona la seconda sconfitta in 3 partite nel girone unico Nord Sardegna del campionato di promozione maschile FIP. 79-69 risultato in favore dei padroni di casa dell'80 Basket Ozieri nella gara valevole per la 4ª giornata. Tra gli algheresi in doppia cifra Secchi con 15 punti e i fratelli Nieddu 14 punti a testa. Tra le file Logudoresi 20 punti per Salvatore Correddu, 16 per Mastinu e 11 per Porco. Ora vi lascio con la rubrica Cos'è accaduto oggi 5 anni fa. A tra poco. Si parlava del sindaco Stefano Lubrano che aveva protocollato la rinuncia agli emolumenti come presidente del Parco di Porto Conte. Si parlava dell'Assemblea regionale generale del popolo sardo, indetta a Cagliari dalla consulta rivoluzionaria in concomitanza con lo sciopero generale nell'isola. E si parlava della richiesta del consigliere comunale del PSDAZ, Mauro Giorico, che chiedeva al Consiglio di impegnare sindaco e giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie per istituire l'albo delle associazioni. Poi si parlava dei 2 voli Germanwings per Colonia e Stoccarda che arricchivano l'offerta dell'aeroporto di Olbia. E Alghero guardava un po' con un'area di superiorità a questa situazione. Abbiamo visto in 5 anni quanto le cose e i valori in campo siano cambiati. E infine si parlava delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con Barack Obama vincente sullo sfidante Romney e confermato alla guida della Casa Bianca, democratici vincenti in Senato e repubblicani alla Camera.
Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Vi ricordo che nel corso della serata proponiamo gli interventi del responsabile area Chiron Franco Gentilini, del consulente di Rete Tecnocasa Andrea Nicota e dell'assessore comunale Alessandro Boiano. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!